Infine, ultimo servizio di questa puntata numero 14 di Motor News, come di consueto, vi offriamo le nostre impressioni di guida, in questo caso con la Hyundai i10 che abbiamo avuto l'occasione di provare ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, insieme al nostro collaboratore Giuseppe Prestini. Vediamo le immagini e sentiamo le nostre impressioni di guida di questa piccola di casa Hyundai. Hyundai Motor Italia ci ha dato la possibilità di guidare la City Car i10, che condivide il pianale con la cugina Kia Picanto. La nuova versione si presenta con un frontale preso in prestito dalla sorella maggiore iX35, mentre la griglia del radiatore e le prese d'aria frontali sono state completamente modificate, dando un'aria di vettura sbarazzina da città, dotata di un tocco di simpatia particolare. Lo stile della Hyundai i10 è completato dai fendinebbia posti all'estremità della vettura, dal paraurti che ora ha una posizione più bassa e dagli indicatori di direzione che sono stati inclusi negli specchietti retrovisori. Insieme al nostro collaboratore Giuseppe Prestini siamo stati ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, a girare delle immagini, ma tutto il team di Motor News ha avuto l'occasione di provare la macchina, riscontrando un consumo veramente contenuto, agilità di marcia e di inserimento nel traffico urbano, buona accessibilità a tutti i posti grazie al grand'angolo di apertura delle portiere, ottima visibilità sia nei posti anteriori che in quelli posteriori, ma pecche quali una rumorosità sopra la media, ed il difetto di un climatizzatore molto delicato da regolare, con il risultato che si soffre troppo il caldo in certe situazioni oppure si muore dal freddo, regolazioni molto delicate delle quali bisogna trovare il punto giusto per una temperatura appropriata e che noi abbiamo fatto molta fatica a trovare. La versione da noi provata è stata quella equipaggiata col motore a benzina da 1086 cm cubi. Cambio manuale da 5 rapporti, in grado di erogare una potenza di 65 cavalli, con la coppia leggermente in alto che impone accelerazioni consistenti prima della partenza oppure nei cambi di marcia, ma che a sua volta è molto snella in mezzo al traffico con una grande facilità nei cambi di direzione, frenata e marcia in mezzo alla bolgia di automobili delle città moderne. La Hyundai i10 viene offerta al pubblico in listino a partire da 8.750 euro. Così arriviamo alla fine della puntata numero 14 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e alla prossima settimana con altre novità e servizi nel mondo dei motori.